Buongiorno, oggi parliamo di tre profumi per tutte le tasche e perfetti per l'autunno. You get to hear me now. Buongiorno, buongiorno a tutti, parliamo ancora di profumi. Oggi parliamo di tre profumi, faccio una tipologia di video che da un po' di tempo non facevo più sul canale, perché mi ero dedicata comunque a parlare molto più specificamente di un profumo alla volta, spesso, però questa è una tipologia di video che a me piace tanto da guardare, soprattutto quando riesce a raccogliere in un unico argomento di per sé un range comunque di possibilità che va da un high cost a un comunque low cost. Dunque, io oggi vi parlo di tre profumi, come vi dicevo poco fa, che secondo me sono ideali per l'autunno. Io non so se di questi, almeno di uno di questi profumi non vi ho mai parlato, degli altri due sì, uno di tanto tempo fa e uno pochissimo tempo fa. Allora, io partirei con l'high cost e vi parlo di un profumo che, di cui vi ho parlato relativamente poco tempo fa, perché penso di avervene parlato un paio di settimane fa, e sto parlando di questo che è Violetta Bianca di Massimiliano Torti. Io, ripeto, ve ne ho già parlato, quindi non mi vorrei dilungare tantissimo su questo profumo. Non so quante persone sarebbero d'accordo con me nel definirlo un profumo perfetto per l'autunno, perché secondo me alla fine è un profumo perfetto probabilmente per tutte le stagioni, cioè non solo per l'autunno. Io però lo sto vedendo, sarà che l'ho comprato comunque in autunno, perché l'ho comprato poco tempo fa, insomma, è arrivato nelle mie mani poco tempo fa e è un profumo che quando io l'ho acquistato era ancora estate, mi sono accorta, nel senso che temperature, parlando di temperature, ecco, anche se l'autunno era già arrivato, c'era ancora molto caldo. Io mi sono accorta che me lo sto godendo 10 volte tanto adesso che comunque sta arrivando il fresco. Questo è un profumo, io non vi leggo le note come ho fatto l'altra volta, ma vi leggo quello che c'è scritto qui, comunque ci sono scritte le note. È un bouquet floreale di narciso, iris, fiori bianchi, il muschio e l'incenso donano intensità al profumo. La fresia cerca il colore del bianco e l'odore del pulito. Allora, sappiamo benissimo che di solito, per definire un profumo autunnale o barra invernale, si ricercano dei profumi che siano molto caldi, avvolgenti, che siano comunque magari speziati, magari con della vaniglia. Difficilmente comunque si ricercano profumi. Se si va in una profumeria e si richiede un profumo che sia perfetto per questa stagione, sicuramente non vi tirano fuori profumi che sanno di pulito come questo. Questo però penso che sia uno dei pochi profumi, secondo il mio punto di vista, che si adatta benissimo anche a questa stagione. Io non so se sia questa intromissione della Violetta, di cui insomma, che ha dato il nome comunque a questo profumo, e l'iris, che sono soltanto di contorno, però, a tutta un'altra serie di sensazioni che si hanno con questo profumo, che fa sì che comunque questo profumo diventi comunque una coccola, abbia comunque un sentore anche di qualcosa di molto femminile, ma molto di una femminilità molto delicata, eterea, non una femminilità prepotente, una femminilità troppo esposta, ecco, una femminilità nascosta, una cosa molto delicata. Io l'altra volta vi dissi che comunque la sensazione che io ebbi la prima volta che annusai questo profumo fu proprio di una veste, di una sottoveste di seta stesa al sole e comunque mossa dal vento, perché c'è questa comunque sensazione forte, muschiata, che dà proprio questa sensazione di pulito, di bianco, forse anche questa sensazione, qui c'è proprio scritto della fresia, può dare questo tipo di sensazione, ma questa sottoveste è una sottoveste di seta, molto sensuale, molto maliziosa, provocante, proprio perché io in questo profumo sento tanta femminilità. C'è anche una componente di incenso in questo profumo che l'altra volta io vi dissi, che comunque è una nota che io non amo ed è una nota che
che non ho sperimentato su di me, è la prima volta che mi capita di comprare un profumo con l'incenso, ed è un profumo che se io avessi letto prima le note di annusarlo, forse l'avrei diciamo scartato a priori, proprio per la paura di questo incenso. In realtà un ricordo molto bello che questo profumo mi ha evocato alla mente dopo qualche giorno che lo utilizzavo, proprio quando mi sono accorta bene di questo incenso che c'è sul finale, che è un incenso molto pulito, quasi un incenso talcato. Io non so nemmeno se esiste un incenso talcato, ma io questo sento. Un ricordo che non ho condiviso con voi nell'altro video, ma che voglio condividere con voi oggi. Il fondo di questo profumo a me evoca una profonda sensazione di benessere, quasi nostalgica, perché mi ricorda un odore che io sentivo quando ero molto piccola. Voi dovete sapere che io ho frequentato comunque un asilo religioso quando ero bambina, l'asilo materno, quindi era gestito da suore. Ne ho un ricordo stupendo, tra l'altro, perché erano suore di una modernità sconcertante, forse anche per i tempi nostri, ma per quasi 40 anni fa direi ancora di più. Però io ricordo che comunque si trovava qua nella mia città questo asilo, c'è ancora, fa anche comunque elementari e medie. Ora però si è trasferito, prima però si trovava proprio nel centro storico, in un palazzo molto antico, e all'interno di questo stabile, dove c'erano appunto l'asilo nido materno, elementari e medie, c'era anche una parte adibita a cappella, quindi a chiesa, dove si svolgevano le funzioni religiose durante comunque le occasioni speciali, cioè potevano essere la Pasqua, il Natale. Non facevano fare le messe ai bambini, ecco, cioè non ci portavano a messa. Io ho un ricordo appunto di questo periodo che questo profumo mi ha evocato in modo molto molto forte, molto quando arriva quella stretta al cuore, perché questo incenso che c'è sul fondo mi ricorda quasi l'odore dei pastelli a cera, questo odore che c'era in queste classi, in questi posti dove noi stavamo durante il giorno, dove ci facevano disegnare, dove ci facevano fare insomma le cose che si fanno fare ai bambini delle comunque della scuola materna. E quindi questo odore di pastelli a cera, ma nello stesso tempo odore di pulizia di bambino. Non so se voi avete presente questo odore che hanno spesso i bambini, dovuto anche magari ai borotalco, cose molto delicatine che possono indossare dei bambini anche sugli abiti. E comunque questo odore di incenso che c'era proveniente da questa cappella e proveniente comunque anche da queste mura così antiche. Quindi è un profumo che mi piace da morire. Io non so, credo che ne consumerò 5 milioni di boccette. Il secondo profumo di cui vi parlo oggi, che l'ho inserito comunque nella fascia medium cost, perché comunque la versione da 100 ml penso che si aggiri intorno ai 70 euro, e questa che ho da 30 ml costa sui 30, che è questo, l'Enereide. E stiamo parlando delle Douceurs de Vanille, che è questo profumo, che adesso vi faccio vedere. Ho conservato la scatolina perché la trovo deliziosa. È un profumo che vi feci vedere diverso tempo fa, che ho ritirato fuori ultimamente. Questa è la seconda confezione che io utilizzo, questo l'ho ricomprato l'anno scorso. Ho preso sempre il 30 ml perché vabbè, l'altro l'ho finito, però insomma, quando riesco a trovare questi tipi di dimensioni mi fanno sempre piacere. Ed è una vaniglia, è un profumo alla vaniglia, perché comunque anche il nome stesso ricorda appunto il fatto che sia comunque un profumo alla vaniglia, ed è un profumo che è assolutamente delizioso. È una vaniglia molto molto discreta. Adesso io ve ne elenco le note. Abbiamo note di vaniglia, mandorla, cacao, anice stellato e rosa. Allora, è una fragranza secondo me molto molto delicata. Ha una persistenza direi media, quindi non è un profumo evanescente, ma non è neanche un profumo molto sfacciato, ed è un profumo che secondo me per questo periodo è perfetto. Questo profumo io non riesco a portarlo nelle stagioni calde, perché comunque è comunque un profumo molto delicato, ma non so perché mi dà l'idea di un profumo molto bello da portare quando c'è un pochino più fresco. In passato l'ho utilizzato anche d'estate, però devo dire la verità. Dipende, si vede da
il periodo. Io penso che sia adattissimo a questo periodo perché è un profumo che ha un odore di vaniglia molto particolare. Sì, la vaniglia si sente, però è comunque veramente anche questa non è una protagonista, cioè non è la prima ballerina, come dico sempre io, ma qui c'è proprio una vaniglia molto molto talcata, ecco, la definirei proprio talcata. È quasi un profumo di talco alla vaniglia. Quindi è proprio un profumo molto confortante anche questo, un profumo che ricorda proprio la delicatezza. È comunque dolce, ma assolutamente non stucchevole per questo talco che io sento. Comunque forse è la rosa che dà questa sensazione di un po' più freschezza. Secondo me è deliziosa. Io non riesco a percepire molto bene la mandorla, ma credo che avrebbe una mandorla troppo potente e rovinato questo profumo. Ora, è veramente delizioso. Per un prezzo del genere, questo è veramente un gioiellino, secondo me. Quindi questo è un altro consiglio che io vi do per l'autunno. Veniamo all'ultimo profumo che io vi consiglio per l'autunno, che è un profumo che io ho considerato low cost perché ha veramente un prezzo low cost. E parliamo di un brand tutto italiano che a me piace tanto, non solo per i profumi, ma anche per molte cose di skincare e comunque body care. E sto parlando di Erbario Toscano. Oggi parliamo di Bacche di Tuscia, che è questo profumo. Vedete, io l'ho già utilizzato non tantissimo, perché comunque l'ho comprato l'anno scorso. Ah, questo è un profumo che davvero, fra tutti quelli che vi ho fatto sentire, è il più classico profumo che si può comunque associare all'autunno. È un profumo molto particolare, secondo me assolutamente unisex, come vi dico sempre. Quasi tutti i profumi sono unisex, anzi tutti i profumi perché comunque non esiste una distinzione a mio avviso, però ce ne sono alcuni che, come vi dico spesso, per l'immaginario comune sono più o meno unisex di altri. Questo Bacche di Tuscia si adatta secondo me benissimo anche alla pelle di un uomo ed è un profumo che secondo me evoca moltissimo proprio l'autunno. Adesso io vi leggo le note olfattive. Allora, in Bacche di Tuscia abbiamo in testa la pesca, il lampone e il bergamotto di Calabria, il mandarino e l'arancia amara. Nel cuore troviamo gelsomino, patchouli, mughetto, rosa e violetta. Nel fondo invece troviamo in base la vaniglia, il fiore d'arancio, il sandalo e il muschio bianco. Secondo me questo profumo è un assoluto piccolo capolavoro che io ho comprato l'anno scorso, proprio nel periodo autunnale, perché questo è un profumo che a me ricorda proprio profondamente l'odore dell'autunno nell'aria. Io vi ho letto le note, quindi quello che però io percepisco, sapete che a me non piace tantissimo andare a descrivere un profumo per note, cioè sicuramente qui dentro ci sono queste note, ma alla fine chi ha prodotto questo profumo voleva dare una sensazione a chi lo comprava o lo annusava, perciò io vi dico la mia. E la sensazione è proprio di quello che si sente comunque in un bosco, ad esempio. Si può sentire questo odore di frutti rossi, ma è un odore di frutti rossi insieme a odore di foglie bagnate, odore di mosto quasi nell'aria, con quest'aria leggermente pungente, ma non pungente fredda, un'aria umida quasi. Ora, la mia descrizione sembra che sia un profumo orrendo, invece è buonissimo. C'è proprio questa sensazione di calore, di avvolgenza, perché dà proprio questa sensazione di, non lo so, una gita in un paesino alle pendici di una montagna dove vicino c'è un bosco e si possono sentire appunto questi odori di mosto, di terra bagnata e di frutti rossi, di questo odore boschivo, questa sensazione proprio di autunno. Cioè, per me questo è uno dei profumi che rappresenta di più l'autunno al mondo. Cioè, credo che abbia proprio l'odore che c'è nell'aria nelle giornate, quelle un po' uggiose, un po' nebbiose, quella nebbiolina che scende. Chi vive nella pianura padana sa di cosa sto parlando. Questa sensazione umida, ma comunque scaldata da questi odori che arrivano da comunque il verde, da comunque il vino, cominciano i primi freddi, arrivano i primi vini, no? Il vino novello, il mosto.
una sensazione buonissima comunque, un profumo che vi consiglio assolutamente di sentire, e questo profumo è un profumo assolutamente low cost. Questa è la versione 50 ml, esiste anche la 100, esiste anche la 10 ml, che il Baro Toscano vende a un prezzo di 10 euro, se non ricordo male. Tra l'altro, sul sito di Erbario Toscano, con 19 euro si hanno le spese gratuite, per cui si può benissimo provare, ad esempio, due delle referenze Erbario Toscano, comprando le mini size e spendendo 20 euro. Mi sembra una cosa più che ragionevole. Tra l'altro, l'anno scorso il Baro Toscano aveva aderito al Black Friday, che sarà fra poco, penso sia il 27 di novembre, quindi insomma stateci all'occhio perché potreste ricevere ulteriori sconti. Quindi io ho finito con i miei profumi per l'autunno, queste sono state le mie tre proposte. Come sempre spero di avervi messo un po' di curiosità, almeno olfattiva. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!